Nessuna certezza, ma tante richieste. Gli albergatori della Versilia questa stagione rischia il KO, ma il turismo si salverà, non solo mare. Dobbiamo puntare su una Versilia diversa ed ecosostenibile. Niente tassa di soggiorno a Forte dei Marmi, lo comunica il sindaco Bruno Murzi. Alberghi e strutture già approvate da spese e incombenze burocratiche, una scelta doverosa. 53enne scomparso, si cerca ancora Luca Tonni di Pietrasanta, scomparso il 30 aprile. I vigili del fuoco con i sommozzatori nel torrente Baccatoio, sono stati impiegati anche droni e cani, ma dell'uomo per adesso non c'è alcuna traccia. Servono volontari per le messe, l'appello dell'arcivescovo Paolo Giulietti in vista della riapertura delle celebrazioni ai fedeli dal 18 maggio. Bentrovati con una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di turismo e strutture ricettive. Gli albergatori della Versilia sono consapevoli che sarà una stagione difficile economicamente e per tutto il resto, una stagione senza precedenti, se ci sarà. Ad oggi infatti da Roma non ci sono ancora regole certe su come poter ospitare i turisti nelle strutture, ma da parte della presidente degli albergatori di Lido di Camaiore, Maria Bracciotti, viene un appello alla positività. Il turismo in Versilia si salverà, solo chi ha una reputazione alle spalle e inventiva rimarrà in piedi. Vediamo questo primo servizio. Gli alberghi stanno cominciando, devo dire, a ricevere delle telefonate anche fuori regione per capire come ci si potrà muovere quest'estate e come pianificare le proprie vacanze. E devo dire che le richieste non sono soltanto sulla spiaggia, ma anche itinerari più, diciamo, naturalistici. Mi riferisco anche al Parco Migliarino San Rossore, al Parco delle Apuane, al Santuario dei Cetacei. Quindi una Versilia vista in un modo diverso, più ecosostenibile. Potrà forse essere un'occasione per rilanciare un turismo diverso in Versilia, quello di cui le associazioni di categoria parlano da anni. Puntare solo sul mare significa adagiarsi e quest'anno potrebbe essere il momento di valorizzare altre bellezze e dare una svolta al futuro, il dopo coronavirus. Dopo mesi di angoscia dovuta all'incertezza, secondo la presidente dell'Associazione Albergatori di Lido di Camaiore, Maria Bracciotti, è doveroso adesso pensare positivo. Le richieste numerose arrivate in questi primi giorni di maggio fanno ben sperare, se non adesso, il turismo in qualche modo ripartirà. Al momento sono tutti fuori regione, sempre dai nostri mercati italiani di riferimento, che è proprio l'Emilia, la Lombardia e il Piemonte. C'è grande voglia di ricominciare la vita di sempre. Bisogna però anche essere realisti e la verità ad oggi è che il settore è fermo nonostante l'attività non sia bloccata dal decreto. È come se lo fosse però, dal momento che non ci sono direttive precise nemmeno sulla complessa operazione di sanificazione delle strutture. Noi abbiamo già un protocollo di accoglienza sicura che deve essere vagliato dal governo centrale, quindi siamo in attesa e speriamo che questi giorni siano di risoluzione per avere delle normative certe e poi potersi organizzare nell'immediato. Sono momenti cruciali per noi per capire anche se saremo in grado di riaprire le nostre strutture, perché stiamo facendo i conti su, purtroppo, il fatturato che sarà del 70% in meno per il 2020 a fronte di molte spese che dobbiamo sostenere subito per l'apertura degli alberghi. Noi programmiamo che ci sarà un 50% in meno di presenze nei nostri alberghi. In attesa dunque di risposte da Roma, si deve guardare al futuro con una strategia. Secondo Bracciotti, solo chi avrà inventiva e una reputazione alle spalle rimarrà in piedi. Sarà una grande opportunità per un'accoglienza sempre più professionale, sempre più performante, con la nostra capacità di fare gli albergatori, che secondo me la riscopriremo sempre di più. L'imposta di soggiorno quest'anno a Forte dei Marmi non ci sarà. L'annuncio viene dal sindaco Bruno Murzi.
L'imposta di soggiorno quest'anno a Forte dei Marmi non ci sarà. Una decisione presa per non gravare ulteriormente sugli alberghi e sulle strutture ricettive che già dovranno affrontare spese e adempimenti burocratici rilevanti per adeguarsi alle normative anti-Covid e che si trovano davanti una stagione economicamente difficile. A comunicarlo è lo stesso sindaco Bruno Murzi, una scelta che comporta una riduzione delle entrate di 400.000 euro, in vista delle quali sono già stati operati i tagli alle spese comunali nel bilancio approvato. La decisione verrà ratificata nel prossimo Consiglio Comunale e comunque prima del 31 maggio. Perché? Perché siamo convinti che le attività economiche in questo momento abbiano già delle difficoltà per conto loro, anche di carattere burocratico, è bene non stare a sovraccaricarle di problematiche. Quindi abbiamo deciso di sospendere la tassa di soggiorno e cominciarla invece con il giugno del prossimo anno. L'amministrazione, fa sapere il sindaco, è al lavoro in attesa della pubblicazione del decreto ministeriale di maggio per reperire ulteriori risorse in modo da poter introdurre contributi e agevolazioni che consentano di aiutare in maniera incisiva le categorie economiche e i cittadini. Siamo decisi alla sospensione, quindi al non pagamento per 4 mesi della COSA, per i mesi di non utilizzo, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno. Poi dopodiché vedremo quello che fare, e quindi è una cifra consistente, ma che siamo riusciti a trovare. Vediamo anche, stiamo lavorando su questo, su come poter trovare fondi per eventualmente riuscire a tagliare, definiamolo così, a ridurre il peso della tassa. Nella comunicazione quotidiana il bollettino dell'ASL Toscana Nord-Ovest oggi riporta solo informazioni su guariti e decessi, questo anche in considerazione, fa sapere l'ASL, della costante riduzione del numero dei nuovi positivi. Nel bollettino di lunedì sarà presente poi il dettaglio dei nuovi casi positivi anche di questi giorni. Oggi si registra purtroppo ancora un decesso nella nostra provincia. Si tratta di un uomo di 87 anni di Seravezza. Spostiamoci adesso a Pietrasanta, dove continuano le ricerche di Luca Tonni, il 53enne scomparso dal 30 di aprile. Sentiamo Roy Lepore. Sono proseguite anche nella giornata di sabato da parte dei vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori le ricerche nel torrente Baccatoio che finisce nel fosso Motrone di Luca Tonni, 53 anni di Pietrasanta, residente al Pollino, di cui dal 30 aprile scorso non si hanno più notizie, da quando è uscito in bicicletta, il suo unico mezzo di locomozione, per andare nella farmacia comunale nei pressi della quale è stato visto l'ultima volta. Sembrerebbe che fosse stato diretto a trovare un parente nella zona dell'incendio di Farascaia. Quindi tra le ipotesi c'è quella che possa essere finito causa un malore nel fiume che va verso il mare. L'uomo vive da solo, senza moglie e figli, ha una grande passione per la musica, è amico di Valerio Baldacci, titolare dello storico locale La Capannina del Pollino, dove di solito consumava il pasto e poi se ne tornava a casa. Da quando è scomparso non sono stati trovati né la sua bicicletta, né il telefonino che risulta spento, né i suoi vestiti. Amici e volontari, assieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, hanno passato al setaccio tutti i fossi della zona, dalla farmacia comunale davanti al supermercato Conad, dalla casa di Luca Tonni, che dista 3 km di distanza. Sono stati impiegati anche droni e cani, ma dell'uomo per adesso non c'è nessuna notizia e c'è preoccupazione per cosa possa essergli accaduto. Con una delibera di indirizzo appena approvata, la Giunta Comunale di Pietrasanta chiede al Governo e alla Regione il blocco dei titoli di credito e dei protesti a carico delle attività commerciali per tutto il 2020. Blocco dei titoli di credito e dei protesti a carico delle attività commerciali private e degli incassi a causa dell'emergenza. La Giunta Municipale di Pietrasanta ha votato una delibera di indirizzo per chiedere al Governo e alla Regione un provvedimento che ne sospenda gli effetti giuridici per tutto il 2020. Problematica questa molto sentita, in particolare dalle imprese commerciali e dai negozi di vicinato. È infatti una prassi molto comune quella di rilasciare
acquistare all'atto dell'acquisto della fornitura titoli di credito con scadenza di pagamento nei mesi successivi. Le attività commerciali, a causa del lockdown, hanno i magazzini pieni di merce in venduta pagata con i titoli di credito che non riusciranno a smaltire nemmeno quando avranno la possibilità di riaprire. E anche un'eventuale riapertura nelle prossime settimane, spiega il vice sindaco Elisa Bartoli, non attenuerebbe gli effetti della chiusura prolungata. Con questa delibera d'indirizzo il Comune ha voluto dar voce alla categoria soprattutto dei commercianti che ci hanno chiesto aiuto e noi la reindirizzeremo ovviamente alla Regione e agli organi di più alto livello. È importante sospendere gli effetti giuridici dei titoli di credito perché purtroppo tante attività oggi vanno avanti con questo tipo di metodo per ottenere le forniture per le proprie negozi e le proprie attività. Speriamo che questa voce venga raccolta e attuata in fatti. Il Vescovo di Lucca, Paolo Giulietti, in vista della riapertura delle celebrazioni ai fedeli in programma a partire dal 18 maggio, lancia un appello: servono volontari per le messe. Cari amici e cari amiche, buonasera. Come sapete, da lunedì 18 maggio riprendono le celebrazioni eucaristiche a porte aperte in tutte le nostre parrocchie. Questo è un momento di grande gioia e soddisfazione, gioia perché possiamo tornare ad incontrarci, ad ascoltare insieme la parola, a celebrare insieme l'Eucaristia. Di soddisfazione perché si è raggiunto un accordo tra governo e Conferenza Episcopale Italiana dopo un cammino lungo e anche un po' travagliato. Però sento di dire che non è un ritorno alla normalità, cioè dovremmo prepararci a un periodo, penso abbastanza lungo, in cui dar prova, primo di responsabilità, essere attenti a rispettare tutte le indicazioni che verranno date e anche essere pronti a fare qualche sacrificio. Non sempre sarà possibile trovare posto nella propria parrocchia, nell'orario che sarà comodo. Noi ci attrezzeremo per offrire a tutti la possibilità, ma chiederemo a tutti anche la disponibilità di adattarsi a questo periodo che è sempre un pochino fuori dal normale. E poi ci sarà da dare una mano per organizzare nelle parrocchie le celebrazioni secondo il protocollo d'intesa. I parroci avranno bisogno di volontari che aiutano nella pulizia, nella gestione, negli accessi, nella sicurezza, nell'informazione. Quindi vorrei invitare tutti voi, soprattutto quelli che hanno più a cuore questo ritorno alla normalità, di darsi disponibili, perché nelle proprie parrocchie tutto può essere fatto nel rispetto al diritto e al dovere di preservare la salute e nel rispetto del diritto e del dovere per noi credenti di celebrare l'Eucaristia. Allora un periodo bello, ma anche un periodo di responsabilità e di impegno per tutti. Mi auguro che possiamo raccogliere questo appello con generosità. Buona serata e buona domenica a tutti voi. L'emergenza coronavirus è ancora più dura per coloro che vivono in strada e soprattutto se sono pochi i luoghi dove trovare riparo. Sentiamo Roy Lepore. Per chi vive in strada l'emergenza sanitaria in corso è più dura e per queste persone la riapertura parziale delle attività avvenuta lo scorso 4 maggio non ha migliorato le cose. Per 2 mesi circa sono stati infatti al centro di accoglienza ricavato al Mercato dei Fiori, ma il centro è stato chiuso, racconta uno degli ospiti. La notte invece da parte del comune era stato allestito un dormitorio provvisorio alla torretta della Protezione Civile lungo i binari della ferrovia. Pare che la torretta dovrebbe chiudere e che l'unica possibilità sarebbero i 7 posti del dormitorio della Misericordia che sono però occupati. Adesso il Comune e la Caritas stanno cercando una soluzione per queste persone, visto che l'emergenza relativa al Covid-19 non è ancora terminata. Per evitare quindi possibili rischi di natura sanitaria, è sicuramente importante evitare che ci siano altre persone che dormano per strada in questa fase 2 dell'emergenza, per non ritrovarsi poi con contagiati quando la situazione sembrerebbe ormai quasi sulla via della soluzione.
Passiamo alle notizie sportive. Due nuovi campioni italiani di karate per la Yoseikan Viareggio, guidata dai maestri Crealbo e Yuri Gasperini. Nonostante il lockdown, la Federazione Italiana di Karate FESIC è riuscita ad organizzare in modo virtuale il campionato italiano per la specialità kata, un evento unico accolto con grande entusiasmo che ha permesso a tanti sportivi di continuare a nutrire le proprie passioni. Circa 1000 i partecipanti che da tutta Italia hanno inviato i video delle proprie prestazioni agonistiche che sono stati valutati dagli ufficiali federali. Ha partecipato all'evento straordinario anche una delegazione di karateka della Yoseikan, dei maestri Gasperini. Gli atleti viareggini si sono ben distinti vincendo ben due titoli italiani grazie a Margot Gasperini e Yuri Gasperini. È morto Giovanni Barsotti, campione di ping pong, portacolori del dopolavoro ferroviario Viareggio. Aveva 85 anni ed è stato campione italiano over 80 nel 2017 ed era il tesserato più anziano in Toscana. Giovanni Barsotti lascia la moglie e due figli. Ed era questa l'ultima notizia per quanto riguarda la prima parte del nostro telegiornale. Facciamo adesso un breve break pubblicitario e poi torniamo con tutte le notizie da Lucca e dalla Valle del Serchio. A tra poco. Bentrovati in questa seconda parte del TG Noi, partiamo con le notizie da Lucca. È stato un momento di grande emozionante accoglienza quella che si è verificata stamattina in piazza della Pupporona, dove tutto lo staff del negozio Ortofrutta Lucca Centro ha accolto in festa il ritorno di una loro dipendente guarita dal Covid. Momenti di grande gioia ed emozione in piazza della Pupporona, dove tutto lo staff del negozio Ortofrutta Lucca Centro ha accolto in festa il ritorno di una dipendente rientrata al lavoro dopo aver sconfitto il coronavirus. Due mesi di malattia e di isolamento non facili, ma venerdì è arrivata finalmente l'ufficialità della guarigione. Una sorpresa inaspettata quella organizzata dai colleghi, che ha accolto la dipendente al suo arrivo in piazza, dove ad attenderla c'era tutto lo staff del negozio, che l'ha festeggiata con un lungo applauso e con l'omaggio di un mazzo di fiori. Un'emozione indescrivibile, mi hanno fatto piangere di gioia, racconta la dipendente, che lavora nel negozio da 5 anni. Non mi sarei mai aspettato un'accoglienza del genere al mio rientro, hanno organizzato tutto alla perfezione. Mi hanno fatto andare a piedi fino al negozio e qua ho trovato tutto lo staff e alcuni membri della Misericordia in cerchio ad accogliermi. Una grandissima emozione. Questa mattina ha avuto luogo anche a Lucca, come a Firenze, la manifestazione Liberiamo l'Italia, una protesta contro il governo per come ha affrontato l'emergenza. Anche a Lucca, così come a Firenze, il movimento Liberiamo l'Italia ha messo in atto una protesta diretta verso il governo per quanto riguarda la gestione dell'emergenza dovuta al coronavirus. Alle 10:15 una ventina di aderenti al movimento si sono dati appuntamento in Piazza Grande, dove seguendo le regole del distanziamento sociale imposte dalle norme anticontagio, si sono riuniti esibendo cartelli che elencavano i punti che vengono contestati. Punti che spaziano dalla necessaria riapertura delle scuole alle accuse di sudditanza del governo italiano nei confronti dell'Unione Europea, ma anche richiami alle norme costituzionali o alla situazione della sanità pubblica. Una delegazione è stata poi ricevuta dal prefetto e dal presidente della provincia, a cui è stato consegnato il documento dove vengono indicate le richieste avanzate dal movimento. È una manifestazione per protestare contro la politica del governo. Contestiamo tutta la gestione dell'emergenza e contestiamo il servilismo nei confronti dell'Unione Europea. Noi diciamo lavoro che molti hanno perso, reddito, la cassa integrazione non è arrivata, i 600 euro sono una miseria indecente e diciamo anche libertà, perché la Costituzione repubblicana è stata pesantemente violata e noi diciamo basta a questa violazione. Cambiamo decisamente argomento, spostiamoci a Barga. Prosegue anno dopo anno il progetto di ripopolamento dei corsi d'acqua della provincia di Lucca. Nei torrenti della Valle del Serchio sono stati immessi 130 avanotti.
Prosegue anno dopo anno il progetto per il ripopolamento dei torrenti e dei corsi d'acqua della provincia di Lucca con una specie altamente selezionata di trota faria autoctona. Sabato mattina all'incubatorio regionale del Rio Villese nel comune di Barga, dove sono nati da febbraio più di 300.000 vanotti, con la supervisione dell'esperto Pierpaolo Gibertoni e con il supporto dell'assessore del comune di Barga Pietro Nesti, è avvenuta un'altra considerevole distribuzione. È la seconda distribuzione che facciamo, l'altra settimana abbiamo fatto Barga Coreglia, Camporgiano e La Versilia e oggi facciamo il rimanente territorio, rimane fuori Bagni di Lucca. E con questa semina qui siamo riusciti a mettere nei nostri torrenti circa 300.000 vanotti di trota mediterranea. Il progetto è importante non solo per il ripopolamento attuale, ma anche perché nel corso dei prossimi anni favorirà, direttamente nei corsi d'acqua della vallata, la nascita di una specie nativa particolarmente pregiata. Diciamo che la popolazione delle trote del cerchio è stata incrementata e soprattutto è stata qualificata immettendo ogni anno materiale autoctono. È ovvio che le problematiche dei nostri fiumi sono tante, i cambiamenti climatici, i prelievi idrici, forse anche l'iperdensità dei predatori, quali per esempio cormorani ed aironi. Ciononostante le notizie che arrivano dai territori, cioè il feedback di ritorno, è quello che la pescosità è incrementata, ma soprattutto che è tornata a esserci una buona riproduzione naturale. La distribuzione di 130.000 vanotti ha coinvolto le associazioni dei pescatori e dei volontari della Valle del Cerchio, che hanno poi depositato gli vanotti nei corsi d'acqua. Questo sabato ha riguardato i corsi d'acqua di Gallicano, fabbriche di Vergemoli, di diverse aree della Garfagnana e della zona di Borgo Ammozzano. Il tutto, come si può vedere, è avvenuto nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza imposte dall'emergenza coronavirus. Gli scorsi anni la distribuzione era un vero e proprio evento, un momento di festa per tutti i volontari che vi partecipavano. Stavolta si è dovuto per forza di cose scaglionare la distribuzione, con l'ingresso nell'area dell'incubatorio di un solo volontario per volta. La vanotteria del Rio Villese in questi anni ha svolto un ruolo importantissimo nel progetto che ormai risale a più di 10 anni fa. Qui da diversi anni a questa parte viene curata prima l'incubazione delle uova e poi la crescita degli avanotti, con il particolare impegno volontario di Pietro Nesti, che ha sempre coordinato sul campo le direttive del servizio regionale dell'Unione dei Comuni. Importantissimo è stato poi il lavoro di esperti come Pierpaolo Gibertoni, che ha curato in particolare la selezione delle trote fario che poi hanno dato vita a tutto il progetto. Ci fermiamo qua anche con le notizie di Lucca, di nuovo qualche istante di pausa e poi torniamo. Eccoci rientrati, terza parte del TG Noi, non abbiamo altre notizie per questa edizione. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.